Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi facciamo un bel test con il DJI Mini 2 ed il Fimi X8 Mini. I test che faremo sono dei test del rumore con il mio accrocchio, della resistenza al vento con il mio soffiatore, visto che entrambi vengono dichiarati con una resistenza al vento di quinto livello. Poi li proveremo in overing e poi proveremo la stabilizzazione video mentre gli stiamo soffiando l'aria, perché entrambi comunque hanno un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi. E poi faremo anche una comparativa del bitrate della registrazione video per vedere se i bitrate dichiarati da Fimi sono quelli reali, perché comunque entrambi i droni vengono dichiarati sulla scheda tecnica con un bitrate di 100 megabit per secondo, sto parlando ovviamente in 4K. Tutto questo ovviamente non è per un confronto diretto con il Mini 2, perché comunque il prezzo non è uguale, anche se adesso con il prezzo che troviamo su Banggood si avvicina molto, l'X8 Mini non è così lontano, ma l'acquisto al lancio costava circa 275 euro, il prezzo che l'ho pagato io, mentre il Mini 2 costa circa 450 euro, quindi la differenza da quando l'ho acquistato io rispetto al Mini 2 è davvero tanta. Adesso secondo me non c'è più questa differenza così abissale. Poi vabbè, con i coupon sconto tutto cambierà, però a oggi se andate su Banggood costa circa 350 euro. Però l'idea di questo video è per vedere se le cose dichiarate sulla confezione del Fimi X8 Mini sono quelle reali, perché è vero che un confronto con il Mini 2 non può reggere, ma un confronto con quello dichiarato sulla confezione del prodotto deve reggere, perché sennò vuol dire che stai vendendo un prodotto che però non fa quello dichiarato. E normalmente ragazzi succede che i prodotti low cost pompino un po' le caratteristiche, quindi le cose diciamo principali che sono curioso di vedere è la resistenza al vento, perché è dichiarata una resistenza al vento di quinto livello come quella del Mini 2. Quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo e iniziamo il test con DJI Mini 2 Fimi X8 Mini, rumore, resistenza al vento e tutto il resto. Partiamo. Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo qua il Mini 2 pronto al decollo e faremo prima tutti i test con lui e poi tutti i test col Fimi X8 Mini. Abbiamo in questo momento 14 satelliti, quindi vado a decollare. Perfetto, allora mi giro verso di me. Ok, il Mini 2 è qua davanti a me. L'overing ragazzi è perfetto, non ve lo sto neanche più a dire, guardate che roba, sembra su un cavalletto. Quindi come riferimento avremo lui per un discorso di overing, che è il top in assoluto, perché DJI a livello di overing è davvero incredibile. Questo è l'overing del Mini 2. Adesso vado a prendere il dispositivo del rilevamento del suono. Ok ragazzi, l'accrocchio è qua, quindi andremo a misurare la quantità di dB generata dal Mini 2 e poi dal Fimi X8 Mini. Quindi iniziamo la misurazione, siamo più o meno a una distanza di 20 cm dal drone e iniziamo la misurazione. Allora, i dB generati dal Mini sono 59, la media 61 con un picco di 69. Questo è quello generato dal Mini 2, poi vedremo come si comporta il Fimi X8 Mini. Adesso facciamo la prova più interessante, secondo me quella della resistenza al vento. Mini 2, incredibile, l'ho usato in situazioni di vento davvero pazzesche, tanta roba. Anche con la prova del soffiatore è sempre passato in maniera indenne, perché comunque tenta veramente di tenere la posizione in maniera incredibile. Quindi ragazzi, iniziamo la prova di resistenza al vento col soffiatore, quindi gli spareremo un'aria di circa 30-35 km orari. Ovviamente non è come quella quando andiamo a volare, perché il vento magari lo avvolge in maniera più ampia, però essendo una comparazione la situazione è uguale per entrambi, quindi ci sta come confronto, visto che entrambi comunque sono dichiarati di livello 5 e questo è un confronto che ci sta appunto per quello che viene dichiarato a livello di scheda tecnica. Quindi 3, 2, 1, fuoco! Guardate il Mini come si sposta indietro, ma tende sempre a tornare nella posizione. Guardate che roba pazzesco, eh? Guardate. Lui non molla, eh? Non molla, guardate. Guardate che roba. Guardate che roba. Se mi fermo. Guardate. È pazzesco, eh? Guardate, torna
più o meno da dove si è spostato causa vento. Quindi capite bene che un drone da 249 grammi che resiste al vento in questa maniera è qualcosa di incredibile, anche perché avete visto era una distanza più o meno di 30 cm, io ho sparato un'aria di circa 30-35 km orari. Poi ovviamente abbiamo visto anche la stabilizzazione del video in quella situazione, perché comunque quando c'è tanto vento il video deve essere comunque un video accettabile, non un video che viene troppo mosso. Quindi anche questo è un confronto che faremo con l'X8 Mini per vedere se la resistenza al vento sia come discorso di stabilizzazione del drone che come stabilizzazione del gimbal. E poi ragazzi, adesso vi faccio vedere anche la registrazione video e i megabit per secondo del Mini 2. Quindi la stabilizzazione direi top per comunque quello che gli è successo e il megabit per secondo del video ragazzi è di 100 megabit per secondo, cioè quello dichiarato da DJI. Poi può variare un pochino, diventare magari 98, 97, cioè, però siamo sempre praticamente sui 100 megabit per secondo, quindi tutto quello che viene dichiarato da DJI è quello che Mini 2 riesce a fare. Quindi ragazzi, adesso atterriamo col Mini 2 e rifacciamo tutti questi test con l'X8 Mini. Ok ragazzi, siamo pronti con l'X8 Mini, qua abbiamo un po' meno satelliti perché comunque lui fa più fatica a trovare i satelliti rispetto a DJI, ci mette un pochino di più, qua abbiamo 11 satelliti, mentre prima siamo partiti con DJI che ne aveva 14, però sto aspettando già da un po', ma è fermo a 11, ma una cosa che ho già notato è che fa più fatica rispetto a DJI a trovare, ad agganciare i satelliti. Quindi partiamo con questi satelliti perché comunque ho aspettato, ma è fermo sempre a 11. Ogni tanto si accende il 12esimo, poi va via. Comunque è una pecchetta che ha il film X8 Mini, ma come ce l'aveva anche l'X8 rispetto ai droni DJI. Però ovviamente questo è uno di quei discorsi che si può fare a metà, perché comunque il prezzo d'acquisto, come vi ho detto, era molto differente. Allora, andiamo a accendere i motori. Decoliamo. Perfetto. Giriamo l'X8 Mini. Lo vado a mettere qua davanti a me, come abbiamo fatto con il drone DJI, ok? E vedete che già l'overing non è quello del Mini 2. Vedete che va avanti, indietro, destra, sinistra. Entrambi hanno l'optical flow per rileggere il suolo, però vedete che l'X8 Mini non è fermissimo. Entrambi li ho calibrati qua a livello di bussola, quindi hanno tutti la stessa situazione, a parte i satelliti che lui ne ha meno, ma questo è un discorso che non ci posso fare niente, perché adesso ne ha 13, è molto più lento nel agganciarli. Adesso vediamo se si stabilizza un po' agganciando più satelliti. È un overing, vedete, io non sto toccando niente, è un overing che non è pericoloso, però non è quello del Mini 2 che è praticamente un chiodo. Tende anche un po' a salire di quota, vedete che è salito, si sposta un po', cioè sta qui, però non è fermo, adesso è tornato a avere 12-13 satelliti, quindi sì, a livello di overing non c'è praticamente confronto, però mi aspettavo qualcosina di più. Poi magari salendo, agganciando più satelliti, anche se non legge più optical flow, sta più fermo, però questo è in questo momento. Allora mi abbasso un pochino perché con le DJI Mini 2 era un po' più basso. Andiamo a misurare il suono, quindi vado a prendere il mio accrocchio, quindi misuriamo il suono, se riesco a stargli vicino perché se ne va in giro. Pronti? Via! Quindi ragazzi, continua a salire. A livello di suono siamo molto simili, lui è arrivato a 67 massimo di dB e Mini 2 a 69, ma quello poi è una differenza minima. Però proprio come tipo di suono questo è un po' più fastidioso, il Mini 2 è meno fastidioso, però a livello proprio di dB, quindi la quantità di suono generato, sono davvero molto simili. Quindi adesso facciamo la prova col soffiatore, ma lo vedo davvero male, perché se si muove così adesso, altro che resistenza a livello 5. Allora, ecco qua il soffiatore, lo faccio venire un po' avanti perché non vorrei che va a sbattere contro la telecamera là dietro. Allora, cosa ovviamente che non avevo dovuto fare con il Mini 2 perché non avevo più ripreso in mano il radiocomando dall'inizio alla fine dei suoi test. Qua invece
lo devo andare a correggere, perché ragazzi così è un po' pericoloso. E adesso abbiamo 16 satelliti, quindi alla fine adesso ne ha tanti per fare il test di resistenza al vento. Allora facciamo la prova resistenza al vento, quindi partirei un po' più da lontano con lui, non da vicino con il mini 2, perché ho paura veramente che me lo trovo dall'altra parte della rete. 3, 2, 1, via. Oh mamma. No, aspetta, fermiamoci, perché lo vedo malissimo, lo vedo malissimo. Fermiamoci assolutamente, perché lo vedo davvero davvero male, diventa pericoloso, va a finire che lo vado a sfasciare. E avete visto, non mi sono manco lontanamente avvicinato a quanto mi sono avvicinato con il mini 2. Avete visto, sale, scende, poi in base a dove gli arriva l'aria lui tende a veramente a farne di ogni. Guardate adesso a che altezza è, era quell'altezza qua, adesso è lì. Quindi resistenza al vento di livello 5, anche no, secondo me è una resistenza al vento di livello 1, massimo 2. Adesso sto andando pure contro alle piante là dietro, aspettate che lo sposto. Ok, quindi lo rimetto qua. Quindi resistenza al vento assolutamente no, non c'è, altro che livello 5. Qua siamo attualmente a livello 1. Guardate adesso dove va. Oh, e torna giù, vieni giù. Allora, ovviamente questo non è una comparazione col mini 2, però è una comparazione a quello dichiarato sulla confezione, che è lo stesso dato tecnico del mini 2. Però quello fa quello che c'è scritto, questo in questa caratteristica assolutamente no. Poi la stabilizzazione video, ditemi come l'avete vista dal punto di vista del gimbal. Guardate come se ne va su e giù, incredibile, guarda. Vabbè, ditemi come avete visto la stabilizzazione video, cioè del gimbal, se ha stabilizzato meno. Però è anche vero che il Mini 2 ha dovuto stabilizzarsi meno, perché ha avuto meno problemi di stabilizzazione del drone, mentre lui, avendo tanto problema di stabilizzazione del drone, ovviamente poi fa anche più fatica a stabilizzare con il gimbal quello che è la ripresa video. Poi a livello di bitrate, ecco anche qua un'altra nota dolente, viene dichiarato per 100 megabit per secondo, ma avete visto che 100 megabit per secondo non li ha. Questo è il video appunto che ho registrato adesso, e i 100 megabit per secondo non ci sono, siamo intorno ai 70 77 75, più o meno varia intorno a quel range lì, registrando alla massima risoluzione in H264 come ho registrato con il mini, anche lui in H264, quindi stesso codec video, risoluzione massima per entrambi. E avete visto che qua il bitrate non è quello dichiarato. Quindi ragazzi, adesso atterriamo e tiriamo le conclusioni per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dichiarate. Ok ragazzi, il test è finito, i due dronini sono qua, due droni della stessa categoria, o quasi, perché lui attualmente non lo è ancora, gli mancano ancora 8 grammi, che si risolveranno, come vi ho detto più volte, con la batteria Pro che deve arrivare. Però ragazzi, c'è tanta, tanta diversità. Allora, se questo drone lo acquistate a 275 euro, cioè il prezzo che l'ho acquistato anch'io su AliExpress, ci sta tutto, perché comunque va bene, va benissimo, perché fa riprese video, secondo me, fantastiche, foto ottime, si pilota bene, è bello, comunque è un bel drone. Lui, un'altra cosa nel prezzo, perché comunque costa 450 euro se non sbaglio nella versione base, però c'è da dire anche che lui su Banggood è venduto a 350 euro, quindi se dovete acquistarlo a 350 euro, 360 euro, aggiungeteci qualcosa e acquistate lui assolutamente. Da quel punto di vista non c'è confronto. Se invece state intorno ai 270 250 euro e lo acquistate a quel prezzo, allora va benissimo acquistarlo. Ovviamente sappiate che non state acquistando lui, perché comunque si tende sempre, ragazzi, a dire ok, DJI al monopolio, appena viene presentato un nuovo prodotto di un altro brand, subito DJI killer, DJI su, DJI giù. Non è mai così. È per quello che io anche con lo Zino Mini ci vado cauto, perché comunque, a parte aver dichiarato cose addirittura superiori al Mini 2, non uguali, superiori, la vedo dura, perché comunque ragazzi, questi sono un passo, due passi, tre passi, quattro passi avanti a tutti gli altri brand, anche economicamente, perché comunque i loro prodotti costano molto di più degli altri brand.
però sono un'altra storia. E quindi faccio fatica a pensare che marchi low cost arrivino al suo livello. Non c'è confronto. Poi, questo video non era un video confronto, perché appunto vi ho detto non sono nella stessa categoria per un discorso economico, secondo me, però questo video era più un video per farvi rendere conto che tante cose vengono dichiarate sulle confezioni nei marchi low cost, ma poi nella realtà non rispettano quello dichiarato. Mentre DJI difficilmente dichiara una cosa sulla confezione, poi nella realtà non è quella. È davvero, davvero difficile. Tutto quello dichiarato da DJI per questo Mini 2 è quello che poi abbiamo nella realtà quando andiamo a volare. Tolto il discorso overing, era solo una comparazione, perché comunque mi aspettavo qualcosina di più a livello di overing, visto che comunque ha tutto quello che gli serve per stare fermo, soprattutto ad un'altezza di 1,5 metri, dove abbiamo anche l'optical flow che legge il suolo. Invece abbiamo visto che attualmente, perché comunque magari poi arrivano nuovi aggiornamenti, essendo un drone completamente nuovo, migliorerà sicuramente da quel punto di vista. Però guardiamo la resistenza al vento, dichiarato sulla confezione di FIMI, resistenza al vento di quinto livello, dichiarato da DJI nella sua scheda tecnica, resistenza al vento di quinto livello, quindi una resistenza al vento che va dai 30-39 km orari, vento bello intenso, belle raffiche forti. E avete visto che in una simulazione, anche se probabilmente non quella di vento di quinto livello, ma una simulazione uguale per entrambi, il comportamento è completamente diverso per entrambi. Questo, ragazzi, ho dovuto smettere e non mi sono manco avvicinato a quanto mi sono avvicinato a lui. E se prendiamo il Mini 1, che comunque era meno stabile del Mini 2, è nettamente più stabile di questo. Quindi il Mini 1 da tenere in considerazione come alternativa all'acquisto, secondo me, di questo. Comunque il Mini 1 è un drone già con le contropalle. Sebbene è un drone uscito un anno e passa prima di questo, è un drone, ragazzi, che sa il fatto suo. Poi andiamo a vedere anche i megabit per secondo dei video. Entrambi dichiarati a 100 megabit per secondo. Qua li abbiamo, qua no. Quindi anche questo vedete che non è così semplice. Cioè, scrivere sulla confezione 100 megabit per secondo lo fa qualsiasi drone low cost, se vuole. Tanto poi alla fine, ragazzi, a parte che la maggior parte delle persone magari manco vanno a vedere quanto è realmente megabit per secondo, ma poi te l'hai acquistato ed è così. Non che i 70 non vadano bene, perché comunque ha una qualità più che buona, direi molto buona dal punto di vista video, però non sono i 100 megabit per secondo dichiarati, quindi non è una comparazione col Mini 2 per dire questo c'ha 100 megabit per secondo, questo no. No, non è quello, è la comparazione con la sua scheda tecnica. Quindi capite che magari con un aggiornamento poi ci arriverà, non lo so, però attualmente è venduto per 100 megabit per secondo, ma non li ha. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato con questo video cosa intendevo fare con questa comparazione, perché comunque non era una comparazione diretta fra i due droni, ma una comparazione più che altro diretta fra FIMI e scheda tecnica FIMI X8 Mini. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante curiosità, anteprime, spoiler, fatti anche magari spoiler di queste cose che sto facendo, di voli in FPV, stampe 3D, seguitemi lì se vi va, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!